la rotta che un pilota americano e un operatore percorreranno sulla zona occupata dai cino-nordisti. Laggiù sta passando il treno dei prigionieri che, secondo gli accordi di Panmunjom, si è fermato adesso a Munsan. È l'attesissima ora H. Da autoambulanza di fabbricazione sovietica scende per primo l'americano Kirchenhausen. Un mutilato turco trova qui un connazionale e compagno di battaglia. Per i quattro casi gravi, ferite o malattie, si provvede ad un sicuro, agevole trasporto in elicottero. Benvenuti alla Porta della Libertà. Questo contingente, il primo che abbia varcato le linee dopo 2 anni e 10 mesi di guerra, è composto da 30 GI e di 7 alleati dell'ONU. Nel villaggio della Libertà un piacevole interrogatorio li restituisce oggi alle loro abitudini, domani alle loro famiglie e per quelli che vogliono anche ai loro barbieri. Nell'ottavo annuale della liberazione corona al milite ignoto. Alti ufficiali, il sottosegretario Iannuzzi, rappresentanze in uniforme salutano il soldato che cadde con in cuore i canti del risorgimento. Primo incontro quest'anno tra mare e cinema. Tilde Tamar, l'atomica brasiliana, sconvolge i secoli fotografando Kirk, il futuro eroe dell'Odissea. Da lupo di mare, Charles Vanel si guida con le stelle. La Delamar, stella doppia, doppiamente celebre. Può pedalare finché vuole Françoise Christophe. La più veloce è Roxanne, diva saettante in queste gare marine. Al palazzo del festival altre se ne svolgono. Il ministro della stampa fregia Disney della Legion d'Onore. Topolino diventa figlio di un cavaliere.